Come state? Finalmente sono qui per fare un tag che riguarda i libri e il tag è social media book tag. Allora, devo dire che come al solito ho fatto fatica perché io starei sempre a consigliare gli stessi libri, ma ho cercato di variare un po', anche se troverete dei libri che chi mi segue da tanto sicuramente avrà già visto, però bando alle ciance, iniziamo. Twitter, un libro che vuoi condividere con il mondo. Allora, un libro che voglio condividere con il mondo è The Help di Katrin Stockett. Sicuramente molti di voi già lo conosceranno perché hanno fatto anche il film. E comunque ambientato nel 1962 in Mississippi e parla di queste famiglie per bene che hanno come si dice come tate, come donne di famiglia che aiutano in casa queste signore di colore. E comunque nel libro c'è veramente, veramente tanto, leggetelo perché vi arricchisce, e soprattutto se amate i temi del razzismo, tutti questi temi qua, dovete per forza leggerlo. Ok, allora, un libro consigliato da altri che hai apprezzato. Allora, diciamo che non è il libro in sé, bensì l'autore, che è Bukowski. E io questo autore ce l'avevo nella libreria dei miei genitori, però non so perché non l'avevo mai preso in considerazione. Però poi ho visto i libri di The Revolutionary Act e sono andata ad approfondire, diciamo. E quindi da lì ho iniziato, ho letto qualche libretto. Ve lo consiglio. Poi un libro che hai letto prima che ne parlassero tutti. Allora io qua ho fatto un po' di fatica e ho scelto Agatha Christie, Trilogia della città di K. Ho scelto questo perché ho visto che molti lo stanno leggendo recentemente. Io invece l'ho letto, credo, più di 10 anni fa, se non sbaglio. Questo parla di due gemelli. Aspettate, infatti, cioè, non è che mi ricordo molto. Tutto ha inizio con due gemelli che una madre disperata è costretta ad affidare alla nonna, lontano da una grande città dove cadono le bombe e manca il cibo. Siamo in un paese dell'est. Ma né l'Ungheria né alcun luogo preciso vengono mai nominati. Io me lo ricordo veramente crudele questo romanzo. Ho pochi ricordi, ma ricordo molta crudeltà. Poi, un libro che non ti ricordi se ti fosse piaciuto o no. Sparatemi. Io devo dire questo libro, Tenera è la notte. Io non ho ricordi di questo libro, quindi credo proprio che dovrò rileggerlo. Fucilatemi, iniziate a insultarmi, ma è così. Poi un libro con una copertina così bella da essere fotografata. Anche qui non ho un libro in particolare, perché io molto spesso sono affascinata dalle copertine. Però voglio mostrarvi un libro, come questo ne potrei mostrare altri 10, credo, della Neri Pozza, perché la Neri Pozza fa delle copertine bellissime, secondo me. Una tra queste è questa qui, Strane creature di Tracy Chevrolier, come cavolo si dice, lo sapete, le mie pronunce sono sempre orrende, e questa la trovo molto suggestiva. Anche se il libro non mi è piaciuto così tanto come gli altri dell'autrice, però la copertina la trovo molto suggestiva.
Di questa autrice mi sono piaciuti quasi tutti, forse appunto questo è quello che mi è piaciuto un po' di meno. È bella, dai, mi porta veramente in quelle giornate al mare, non calde, bella. Un libro che ti piacerebbe vedere adattato a film? Non ho neanche controllato se magari è già stato adattato a film, però il libro in questione, o meglio, l'autrice, perché anche qua sono andata molto sul generale, è Tori Haiden, e il libro è La figlia della tigre, che vi avrò fatto già vedere, e però mi piacerebbe moltissimo facessero dei film che raccontano queste storie di bambini con disagi, e dove ci sono queste, dove in questo caso Tori Haiden gli aiuta a tirar fuori il meglio di sé. E vorrei tanto avere film che parlano di più di educazione, di problematiche minorili, e credo che ce ne siano pochi. E se ce ne sono, segnalatemeli perché mi piacerebbe vederli. Non so quando, perché io vedere questi generi di film è un grande problema, perché il mio compagno non li vuole vedere solo thriller, azione, horror. A me invece piacerebbe vedere anche altro. Quindi questo. Per ultimo, non sono neanche stata a dire bene le domande, Goodreads, un libro che consiglio a tutti, non posso far altro che consigliare Cecità di Saramago. Anche questo è un libro che forse chi mi segue l'ha già visto un po' di volte, però lo devo consigliare un'altra volta. E non leggetelo in un periodo in cui non siete di un umore. Insomma, dovete avere un stomaco per leggere questo libro, non perché ci siano scene chissà che horror, per carità, però veramente fa riflettere tanto e a me ha sconvolto, devo dirlo, veramente. Però è un libro che veramente dovrebbero leggere tutti. Con questo finito, ci vediamo alla prossima. Spero presto e ciao, un saluto, baci baci.